presento il nostro prossimo ospite, perché lui in realtà è due in uno. Perché? Perché lui è fisioterapista e osteopata, quindi sicuramente vi darà quel qualcosa in più con la sua attività. Sto parlando del dottor Umberto Girelli, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie mille. Allora, dottore, un grandissimo percorso, un percorso che l'ha avvicinata prima a quella che è la medicina, diciamo, tradizionale, e poi a quella che la va ad integrare, quindi all'osteopatia. Però siamo molto curiosi di conoscere la sua storia, quindi come ha avuto inizio tutto questo? Allora, diciamo che io mi sono avvicinato alla fisioterapia perché per molti anni ho fatto sport ad alto livello, io praticavo l'atletica leggera e ho avuto necessità più di una volta del fisioterapista, e quindi mi sono reso conto come la figura di questo professionista sia fondamentale nello sport come nella vita di tutti i giorni. E allora ho deciso di intraprenderlo come professione, quindi ho abbinato la mia passione e ho fatta diventare un lavoro. E così, quindi fortunatissimo. E così è stato. Sì, diciamo che se uno fa nella vita ciò che desidera, ogni giorno lavorativo non pesa. È vero, sembra tipo una vacanza. Sì, assolutamente. Ti alzi col sorriso, nonostante le difficoltà che ci possono essere ogni giorno, però lo fai con estremo piacere, soprattutto perché vai ad aiutare gli altri a superare problemi più o meno grandi, più o meno piccoli, che però possono cambiarti la vita. Possono pesarti, sì, è vero. Ma come mai la scelta proprio di avvicinarsi sia al mondo della fisioterapia che dell'osteopatia? Allora, la fisioterapia è stato il primo percorso, quindi parlare di riabilitazione in senso molto più ampio. Finito il percorso di 3 anni, io mi sono laureato nel 2004, ho deciso di intraprendere il percorso della medicina osteopatica, perché avevo naturalmente una grandissima curiosità. Negli ultimi anni l'osteopatia è molto diffusa, già qualche anno fa lo era meno, ma parliamo di una medicina che è molto molto antica, perché la prima scuola di osteopatia è nata nel 1892 negli Stati Uniti ad opera di Andrew Taylor Steele, che è il padre dell'osteopatia. E naturalmente possiamo immaginare quanti anni sono passati con innovazioni tecniche, innovazioni metodiche. Ma poi soprattutto se ha avuto anche questo grandissimo sviluppo è perché effettivamente funziona. Assolutamente, assolutamente. E quindi, sì. Che cosa può dare in più rispetto magari a un percorso di fisioterapia normale? Allora, innanzitutto quello che ci tengo a dire e quello che dico sempre ai miei pazienti e anche ai miei colleghi è di non discriminare mai il percorso che abbiamo fatto, ovvero noi nasciamo come fisioterapisti e non possiamo abbandonare ciò che siamo, quindi la fisioterapia ha i suoi benefici nella riabilitazione, ha i suoi benefici nel recupero post-traumatico, nel recupero preventivo. L'osteopatia è un qualcosa in più. L'osteopatia ci permette di considerare l'individuo nella sua totalità e di integrarlo all'interno di un sistema che è fatto dal corpo, dalla mente e dalla reciprocità di queste due entità, e quindi non devono essere mai scisse. Quindi viene l'uomo nella sua totalità con una grandissima capacità, che è quella dell'autoguarigione e dell'autoregolazione. Noi, in base alle tecniche appunto che andiamo a praticare sul paziente, dobbiamo sempre ricordare questi principi fondamentali di reciprocità, che ha sicuramente un in più, una marcia in più che permette al paziente di andare a capire qual è la sua problematica, di andare a capire che cos'è che lo fa stare male. Quindi noi non curiamo il sintomo, ma andiamo a cercare di capire che cos'è che l'ha generato. Quindi l'origine vero e proprio, che poi molto spesso non si trova questa origine, invece magari facendo riferimento ad un approccio comunque come quello dell'osteopatia ti permette invece di individuarlo. Sì, diciamo che i campi per andare a ricercare queste cause sono veramente tanti. Si può passare dai disordini temporomandibolari a problemi legati al parto, quindi fin dalla nascita, a problemi legati a disfunzioni di natura viscerale, a disfunzioni di natura strutturale e, perché no, anche a problemi di natura viscerosomatica, quindi delle somatizzazioni. Proprio perché comunque l'uomo è un totale di tutto questo. Esattamente, sì. È un prodotto.
tutto. E quindi, visto che, ecco, lei diceva che ha un grandissimo percorso nel livello, diciamo, nel mondo dello sport, quindi per esempio nel mondo dello sport, dove si è più soggetti comunque magari ad avere dei traumi, ad avere delle problematiche, quali sono comunque le situazioni che incontra maggiormente? Allora, io mi trovo a trattare da moltissimi anni gli atleti della nazionale di nuoto. Dal 2005 io faccio parte della squadra nazionale di nuoto in acque libere, e diciamo che il nuotatore, il lavoro che noi andiamo a fare sul nuotatore è un lavoro sia di trattamento dopo l'allenamento, ma principalmente un lavoro di prevenzione. Noi andiamo a prevenire che possano indurre dei meccanismi, perché alla fine il nuoto è uno sport traumatico. Traumatico non da impatto, come può essere il calcio, come può essere il rugby, ma può essere traumatico per la ripetitività del gesto che il nuotatore fa. E non solo sulla spalla. Spalla, rachide cervicale, rachide lombare e naturalmente tutti i problemi correlati a un aumento di stress, un aumento di tensione, soprattutto a ridosso di una competizione importante. Quindi il ruolo dell'osteopatia, che io utilizzo molto, è la terapia craniosacrale, prima di una gara ha un'importanza veramente decisiva, oltre al trattamento strutturale, perché molte volte si pensa all'osteopata solo per il trattamento manipolativo diretto, il cosiddetto scrocchio tra virgolette. L'osteopatia è molto più ampia e è veramente una scienza che affascina. Assolutamente, sicuramente poi è una scienza da provare per capire tutti i benefici che si possono avere. Che poi, ecco, io so che con la nazionale di nuoto a breve siete anche in partenza. Sì, il 12 partiamo alla volta di Budapest per i campionati del mondo di nuoto e noi con il fondo inizieremo il 15 di luglio. Perfetto, quindi io direi a questo punto, dottore, di dare tutti quanti i suoi contatti e recapiti proprio per venirla a trovare e quindi scoprire anche di come l'osteopatia può veramente cambiarti la vita e in che modo. Quindi io ricordo che è qui con noi il dottor Umberto Girelli, fisioterapista osteopata, quindi questo percorso molto importante in cui si vanno ad intrecciare queste discipline diverse che però danno quell'apporto in più appunto al lavoro che porta avanti il dottore. Quindi lo potete contattare al 338 49 39 590. Ricordiamo che i suoi studi sono in via degli Olmetti 46 a Formello, in provincia di Roma, ma ricordiamo anche l'altro studio in corso Vittorio Emanuele 21, sempre a Roma, e l'altro in via Matteotti 31 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Ma non solo, vi diamo anche il contatto Facebook Dr. Umberto Girelli osteopata e, se volete maggiori informazioni, anche il sito internet www.fisioterapiagirelli.com. Altre curiosità, potete anche mandargli una mail: umbertogirellidoc@libero.it. Dottore, un ultimo consiglio ai nostri ascoltatori, perché dovremmo venire da lei? Ma semplicemente per cercare di capire se i vostri problemi sono risolvibili e più che altro quali sono e da dove nascono, qual è l'origine dei vostri problemi. Quindi magari proprio per risolverli una volta per tutte, perché una volta capita l'origine intanto è possibile. Prima troviamoli. Infatti, ma sì, secondo me è possibile, perché grande competenza, grande esperienza, ma poi il fatto che comunque lei ha toccato proprio sulla sua pelle certe situazioni, perché da sportivo le ha vissute in prima persona e quindi sicuramente ha la possibilità di raggiungere quella che è la causa in tempi anche più veloci e più ristretti. L'osteopatia ti dà la possibilità di avere la consapevolezza del tuo corpo. Assolutamente, quindi mi raccomando, affidatevi a persone professioniste, a persone competenti, a persone che hanno la consapevolezza di ciò che stanno facendo e soprattutto vogliono regalarvela anche a voi e quindi avere una maggiore consapevolezza di voi stessi. Quindi io ringrazio ancora il dottor Umberto Girelli, fisioterapista osteopata, per essere stato qui con noi. Grazie, grazie mille.